nel territorio. È indispensabile che quanti operano nella pubblica amministrazione, in special modo coloro che ricoprono incarichi dirigenziali, sappiano interpretare con lucida determinazione il proprio ruolo, assecondando con rinnovato impegno il percorso delle riforme già avviate, per dare risposte concrete e tempestive ai problemi dei cittadini. In questa direzione, voi prefetti siete chiamati a svolgere il delicato compito di promozione e raccordo che la legge vi affida, soprattutto per far sì che nel territorio vi sia da parte di tutte le istituzioni il massimo sforzo di convergenza sugli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione degli apparati amministrativi e di trasparente ed oculata gestione delle risorse. Ma è soprattutto nelle primarie funzioni di garanzia che il vostro apporto sarà determinante nel tutelare i diritti di cittadinanza e nel valorizzare le straordinarie potenzialità del nostro Paese. Massima attenzione va in proposito rivolta al disagio dei soggetti più esposti alla grave congiuntura economica, al comprensibile malessere di tanti giovani incerti del loro futuro, per attivare ogni possibile iniziativa tesa a rendere operante un essenziale tessuto di coesione sociale, venendo incontro alle esigenze di chi versa in difficoltà, talvolta drammatiche, e sollecitando a tutti i livelli una comune responsabilità e solidarietà. In particolare, non manchi alle comunità recentemente colpite dal terremoto e quelle ancora provate da altri eventi disastrosi, la solidale vicinanza dell'intera nazione. Fondamentale sarà, infine, l'impegno volto a prevenire e contrastare con fermezza i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli apparati amministrativi e a sviluppare e sostenere le misure anticorruzione, vigilando con altrettanta fermezza su ogni tentativo di alimentare la violenza e far riemergere la minaccia eversiva, confidando che uniti sapremo superare anche le presenti difficoltà, rivolgo a voi prefetti e a tutti coloro che voi celebrano l'anniversario della Repubblica il più intenso augurio di buon lavoro. Giorgio.